Brioso e spumeggiante, come sempre, Gabriele Melogli non ha perso buon umore ed ironia quando, rispedito al mittente, i tentativi, a suo dire maldestri, di costruire notizie giornalistiche lontane dalla realtà e dai fatti veri. La vista in mattinata in comune, dove ha incontrato il commissario, lo ha convinto ancor più sulla necessità di prendere di petto da subito i tanti problemi della città. Agli elettori cosa vuole dire? Ma agli elettori voglio dire, questo è un secondo round di una partita, si parte alla pari e gli elettori di Isernia devono scegliere tra qualcuno che ha una esperienza politica e che si avvarrà di una squadra completamente nuova, di persone che vogliono interessarsi dei problemi della città e non dei problemi della politica, mentre dall'altra parte c'è qualcuno che in buona fede probabilmente fa soltanto il nuncius, il rappresentante di altri che stanno dietro le spalle e che vogliono in realtà riprendere in mano la città in vista di nuovi orizzonti politici o nazionali o regionali. Se vincerà, di cosa potranno essere assolutamente sicuri i cittadini di Isernia? Che non seguirà gli ordini di nessuno e farò soltanto gli interessi della città e dei cittadini. Certo, come tutti gli esseri umani potrò sbagliare, su questo non ci sono dubbi e chiedo sin d'ora un perdono, diciamo, però è sicuro che non agirò mai volontariamente in contrasto con quelli che sono gli interessi della città e venendo da me potranno sempre trovare le porte aperte e la disponibilità ad affrontare e a risolvere insieme a loro i tanti problemi che purtroppo affliggono la nostra bella Isernia.